Caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Albania italianofona dobbiamo parlare di una realtà italo-albanese specifica e letteraria. E ospite di oggi è Mario Caliva, il poeta arboresh, cittadino italiano, e sicuramente chi ci ascolta sa i legami storici tra Italia e Albania tramite gli arboresh. Grazie di aver accettato questa intervista. Grazie a te, caro Arthur. Come stai? Tutto bene? Tutto bene. Intanto ti segue sempre con, diciamo, con la tua lingua poetica che vai ovunque e sicuramente porti anche il mondo arboresh a chi ti legge, a chi ti segue. Intanto, chi è l'ultima pubblicazione che hai fatto? Beh, l'ultima pubblicazione è Poesia Arbrece. Che la Una possono raccolta. trovare in tutte le librerie in Italia, no? Sì, anche Facci su. raccontare di queste poesie, di cosa scrivi, di cosa ci fai la vita poetica. Guarda, ho avuto la, tra virgolette, la fortuna di essere allievo di Giovanni Greco. In Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico a Roma, che è l'istituzione teatrale più importante in Italia, e Greco è il traduttore per Feltrinelli, storica casa editrice italiana, dei classici greci. Quindi lui ha tradotto ad esempio, ne so, l'Orestea, l'Antigone. E lui mi ha scritto una prefazione, queste poesie. Complimenti. Un grande onore. Difatti lui scrive queste righe. Posso leggere? Sono Certo, proprio certo. la raccolta di poesie arbrece di Mario Caliva è, secondo diverse declinazioni, un paesaggio che si incarna, una sequela di luoghi e di momenti che prendono corpo e sostanza, cioè raccontano attraverso le modulazioni della notte e del giorno, della luce e del buio, di un paesaggio invisibile, di un paesaggio interiore privato che viene specchiato o deformato da quello esteriore ed estraneo e d'altra parte familiare. Le molteplici epifanie di valli e di monti, di lune e di sere che la parola mette in scena appaiono come la maniera più immediata di dare vita e castica ai moti del dolore e della sorpresa, ai confini sempre labili del sogno e dell'amore che si mostrano sotto le spoglie di fenomeni e di accadimenti visibili. Cioè, anche Quindi. lui ha scritto una poesia, diciamo, tramite queste righe. Però dobbiamo tradurre queste poesie per i nostri ascoltatori. In che senso? I nostri ascoltatori sono italiani e sono albanesi. Abbiamo mezzo milione di albanesi in Italia. Poi tramite internet si può ascoltare anche, diciamo, gli albanesi del Kosovo, Macedonia, Germania, degli USA. Allora, tramite questa lingua specifica tua, tu racconti la storia, racconti quello che non si vede facilmente per un italiano del mondo arboresh, no? Cosa dobbiamo raccontare in modo più semplicista? Certo, Arthur, secondo me la poesia ha la funzione di rivelare quello che spesso, diciamo, viene celato, no? Perché noi uomini, donne, che viviamo questo mondo, spesso siamo presi da cose più futili, no? Siamo presi da quella che è la quotidianità, dal lavoro, dalle preoccupazioni, dalle scadenze. Magari ci dimentichiamo poi anche di guardare, ne so, il cielo, no? Le stelle, di guardare il paesaggio, di pensare anche un po' a questo legame tra l'uomo e la natura che esiste da sempre, no? E spesso noi ce ne dimentichiamo. Il poeta, secondo me, deve avere una funzione che è quella proprio di ritrovare quel legame, no? Tra l'uomo e il tutto, rendere visibile proprio il rapporto tra l'uomo e il divino, no? Tra l'uomo e il creato intero. E metterlo nero su bianco attraverso i versi della poesia, no? Poi è ovvio che il poeta scrive, però poi chi prende quella poesia e la legge, Certo. può anche
cercare e trovare un altro significato che non era quello per il poeta, capisci? E quindi, secondo me, poi il lettore mette dentro la propria esperienza, il proprio stato d'animo e dà alla poesia il significato che meglio pensa per essa. Certo. Dunque, un modo mistico sempre tradotto in modo più semplicista. Però, Però visto che in Italia la possono trovare questo libro nelle librerie, chi ci ascolta, in Albania, in Kosovo, in Macedonia, la trovano questo libro quelli che possono leggerlo. sulle piattaforme, diciamo, di e-commerce, di libri in internet, sì. Volevo aggiungere un'altra cosa. La poesia a Brece, oltre a quelle funzioni di cui abbiamo parlato poc'anzi, ha anche una funzione culturale, no? Identitaria, perché la poesia a Brece è portatrice di una lingua, che è quella appunto quell'arbrece, e grazie al poeta, allo scrittore, al drammaturgo, chi scrive in lingua, si avvia, diciamo, i motori, no? Si avviano i motori dei processi della tutela identitaria, culturale, perché poi tu sai che i libri si scrivono, si pubblicano e rimangono, no? Sono tracce, sono dei punti fermi se la gente poi li legge. Quindi la poesia a Brece ha anche diciamo, il ruolo di tutela culturale, oltre che appunto quella di cui abbiamo già parlato. Certo. Intanto, se possiamo parlare degli Arboresh, io vorrei far ascoltare ai nostri ascoltatori albanesi o italiani la vita culturale degli Arboresh. Quando sono informato, lei è, diciamo, in prima fila sempre fra gli organizzatori degli eventi culturali, teatro, poesia, incontri sulla poesia. Qual è diciamo, la vita culturale della comunità Arboresh in Italia? Beh, io ti posso parlare per piano degli albanesi, no? Certo, in modo particolare. Da cui provengo, dove vivo, devo dire che c'è molto fermento culturale, ci sono delle associazioni che danno vita a delle manifestazioni, in cui la nostra cultura è protagonista, no? Quindi posso parlare di teatro, musica, ma anche di estetica, no? Attraverso le esposizioni degli abiti tradizionali, attraverso anche lo studio della religione, di tutto quello, cioè, sono elementi che poi formano la nostra cultura, religione, teatro, poesia, musica, no? Diventa Sono uno quelli. specchio di quello che siete, no? La vita Certo. culturale è uno specchio di quello che siete. Sono manifestazioni identitarie. Ma anche, ad esempio, in Calabria, no, dove ci sono tantissime comunità, lì sono attivissimi, fanno tantissime cose interessanti, ad esempio Misar Brece, fanno un festival anche, organizzano un festival della musica Brece ogni anno ad agosto, fanno tantissime manifestazioni che appunto sostengono poi la nostra esistenza, no? Perché poi l'identità va bene, esiste, secondo alcuni è un'illusione, secondo altri no, però poi l'identità si deve ancorare, deve poggiare su delle strutture, diciamo, legate anche agli eventi, no? Perché poi bisogna anche avere un riscontro fisico, percettivo con l'identità. E qual è questo riscontro? Non sono altro che tutte le manifestazioni poste in atto da chi ha a cuore l'identità, dalle istituzioni, sia laiche che religiose, e quindi l'identità passa anche molto per i momenti in cui la comunità viene convocata, no? Viene convocata e partecipa, e quindi si crea anche una sorta di, Diventa parte dell'intero la comunità. certo, una partecipazione collettiva degli Arbresh all'identità, ed è una cosa, diciamo. Per partecipare a questi eventi, a queste manifestazioni, occorre soltanto avere la coscienza di essere a Brescia, di partecipare con il cuore, però non ci dobbiamo mai dimenticare
il rispetto e il dialogo nei confronti con, cioè, con le altre culture. Infatti, spesso... con le altre culture, io so che la poesia è una lingua che va oltre, diciamo, il limite nazionale di cultura, di politica e di tutto. E per quanto mi sono informato, lei è presidente di un organismo, diciamo, poetico mediterraneo. Facci, cioè l'ultimo argomento dell'intervista, farci raccontare un po' di questo strumento poetico che va oltre alle dimensioni italo-albanesi, dunque dimensioni mediterranee. Certo. Assieme a un mio amico, Mohamed Moksidi, un poeta marocchino, abbiamo creato il Mediterranean Poetry Prize, che è un premio letterario aperto ai poeti italiani, albanesi, francesi, spagnoli, greci, arabi. Arabi, sì. E praticamente il nostro obiettivo è quello di legare il Mediterraneo con la poesia, no? Tramite la poesia. Sì. La poesia in questo caso non è un ponte, è una nave, no? Che naviga nel Mediterraneo senza bisogno di queste infrastrutture. È un ponte dinamico, non è un ponte statico. È una nave, capito? È una nave perché il ponte è una costruzione, no? Mentre la nave si poggia, no? Poggia sul mare e la nave viaggia, capito? Grazie al vento. E quindi abbiamo creato questo movimento, abbiamo il sostegno di tante università, la Sapienza di Roma, la Università di Palermo, di Padova, Università di Napoli, poi Università di Lille in Francia, Università di Durazzo in Albania, la Nouvelle Culturelle, che è un'organizzazione marocchina che appunto interessa al mondo arabo. Quindi abbiamo bei patrocini che ci sostengono, abbiamo anche una giuria internazionale. Il 29 è un grande ottobre. Progetto, cioè, sembra la prospettiva è sicuramente di una buona fama. Sì, abbiamo ricevuto tantissime poesie, tantissimi autori e ci ritroveremo il 29 ottobre a Roma, a Palazzo Firenze, che è la sede della società Dante Alighieri, che ci ha concesso anche il patrocinio, dove premieremo i poeti, diciamo, migliori e presenteremo il bando per il 2022. Quindi è un progetto molto avviato e ci sta dando molte soddisfazioni. Dunque, la cosa che rimane in mente è la data in cui ci sarà questo festival di poesia a Roma, no? Facci dire come la gente che vuole far partecipare, forse un poeta che non sa ancora di questo strumento poetico dinamico, come potrà essere parte, come a che porte deve bussare dunque? Dunque, noi abbiamo un sito www.mediterraneanpoetry.com. Le iscrizioni purtroppo si sono chiuse il 30 marzo del 2021. Sono rimaste aperte da novembre a marzo, quindi per 4 mesi, 5 mesi. A novembre ci sarà la possibilità di mandare le proprie opere, perché appunto quel giorno, il 29 ottobre, in cui premieremo i poeti più validi, presenteremo anche il nuovo bando, no? E comunicheremo poi attraverso il nostro sito tutte le modalità attraverso le quali è possibile poi aderire a questo concorso. Veramente, Arthur, siamo molto felici perché abbiamo ricevuto tantissime poesie dall'Italia. Un grande lavoro di selezionare i migliori, sicuramente un progetto che ha bisogno di sostegno da parte, diciamo, di governi. Di cosa? Facciamo anche un appello ad un sostegno dovuto, poiché lei è presidente, sicuramente conosci i punti deboli e i punti forti di questo progetto. Sì, ma guarda, noi fortunatamente senza alcun sostegno esterno siamo riusciti a
a creare questa cosa, soltanto con la buona volontà, con un passaparola, soltanto grazie a tanti miei amici che insegnano in diverse università dell'Europa. E quindi abbiamo messo su questa, no, questa organizzazione, diciamo, soltanto per la passione, cioè, grazie alla passione che abbiamo verso la questo poesia. È lo spirito di un vero poeta, eh? Fa tutto sì, con la passione, altrimenti diventa un prosatore poi, non un poeta, no? Sì, sì, sì. E quindi, diciamo, grazie anche a una piccola quota, no? Che il poeta partecipante, diciamo, versa all'organizzazione, noi siamo riusciti anche a coprire molte spese, come quella della creazione del sito internet, creato e costruito da Marco Pigliteri, un grande webmaster, mio carissimo amico. Quindi, diciamo, per ora non abbiamo bisogno di nessuno a livello proprio di finanziamenti, ma se qualsiasi associazione, ente culturale volesse collaborare con noi, noi siamo aperti. Io ti ringrazio per questa intervista e sicuramente ti do un bocca al lupo, poiché questo progetto c'ha bisogno di appoggio e di spettatori, no? Di quelli che vi seguono virtualmente o fisicamente, se Dio ci permette, non ci sarà, diciamo, un altro lockdown come qualcuno ci crede. Ti ringrazio di cuore. Ti sei vaccinato? Sì, già fatto 2 dose Pfizer. Te? Anch'io. Perfetto, infatti, allora noi siamo pronti di partecipare. Spero presto di venire in Albania a trovarti, veramente. L'Albania, allora sei benvenuto. A presto in Albania, grazie mille. Grazie. Da Tirana per Radio Radicale, Artur Nura.